Bentrovati a una nuova puntata di Newsroom, una puntata particolare. Questo è Newsroom e ci troviamo nella sala professori del liceo scientifico Galilei di Civitavecchia. Abbiamo sfruttato la presenza dell'onorevole Grassi qui a Civitavecchia per parlare del suo nuovo libro e per fargli alcune domande appunto sul suo nuovo libro, un libro che rappresenta comunque un insieme di documenti importanti e che appunto sottolinea come il Partito Democratico vuole la verità sul caso Moro. Intanto benvenuto all'onorevole Grassi. Perché a distanza di tutti questi anni, onorevole, la necessità diciamo di insistere diciamo sul caso Moro? Io e il gruppo del PD abbiamo fatto quel dossier del quale parlava lei, e quel dossier è una summa dei 2 milioni di pagine del caso Moro, che sono non i libri, ma 8 processi, 4 commissioni terrorismo e stragi, una commissione P2, una commissione Moro. Abbiamo fatto una sintesi per proporre un prodotto accettabile a chi vuole studiare il caso. Perché è importante la verità sul caso Moro? Non ci serve a resuscitare il cadavere del presidente democristiano, ci serve a riscrivere un pezzo di storia d'Italia per consegnare ai giovani un'Italia più civile, più democratica, migliore. Quindi la riscrittura del caso Moro non serve per il passato, ma per il futuro. E la verità del caso Moro serve a creare un'Italia migliore. Ecco, il fatto che tutte le cariche in questo momento, adesso si è da poco dimesso il Presidente della Repubblica, però le principali cariche dell'istituzione della Repubblica Italiana sono ricoperte da membri del suo stesso partito. Questo potrebbe Beh, essere non è un vero perché la aiuto, Boldrini, che è Presidente della Camera, non c'è, non, però qualcuno direbbe non ci azzecca nulla con il PD. diciamo sia il Presidente del Senato, il Presidente del Consiglio, fino adesso per 9 anni il Presidente della Repubblica, governatore anche del Lazio, ci vogliamo mettere, Beh, non solo governo del del Lazio, suo la partito. Toscana, la Liguria, del E Piemonte. questo secondo lei potrebbe essere un aiuto o forse un freno? Guardi, noi veniamo da una repubblica nella quale i partiti erano frammentati. Il PD ha cercato di fare un grande partito. Ovviamente, se tu fai un grande partito e c'hai un sistema maggioritario e vinci le votazioni di poco o di molto, c'hai la tendenza ad occupare tutto quello che è occupabile. No, dico però il fatto che rappresentano un'istituzione e anche dal suo libro si evince che l'apparato proprio statale ha fatto di tutto per comunque far Ah, passare il i tempi momento. sono cambiati. I tempi sono cambiati. Il fatto che il PD oggi abbia una serie di, diciamo, occupazioni, di incarichi, non nuoce alla causa, è indifferente. Resta il fatto che il PD ha preso iniziativa sul caso Moro, altri non l'hanno presa. Poi è anche vero che alcuni l'hanno ostacolata, è anche vero che nello stesso PD le posizioni e le valutazioni sono diverse. Però il PD ha sostenuto un'iniziativa, evidentemente, come scrivo io, il PD vuole la verità. Ecco, è accaduto nel 2009 che a un giornalista dell'ANSA è arrivata una lettera post mortem di appunto Non dell'ANSA, della stampa di Torino. della stampa di Torino che appunto sottolinea come colui che scriveva, che era appunto morto da 6 mesi, faceva parte dei servizi segreti e diciamo addirittura raccontava che con la moto La moto Honda una era in via Fani per moto proteggere le Brigate Rosse da azioni di disturbo di qualsiasi tipo. e c'è stata anche un'intervista a un poliziotto che spiegava come ha iniziato ad Enrico Rossi. indagare, però nonostante questo diciamo aveva trovato sempre degli ostacoli. Quindi è possibile che continui questa Non manovra? c'è dubbio, però c'è un'ordinanza del Procuratore Generale della Repubblica di Roma, Ciampoli, di un mese fa, peraltro discussa anche in commissione Moro, che per la prima volta fissa 2 punti fermi. Il primo, associazione
per concorso in omicidio a Steve Pizienik, consulente CIA di Cossiga, ed è un punto fermo. Secondo, il colonnello Camillo Guglielmi, citato in quella lettera, se fosse vivo andrebbe processato per partecipazione al rapimento di Aldo Moro e all'omicidio dei suoi 5 uomini della scorta. Chi è Guglielmi? Guglielmi, il vicecomandante generale di Gladio. Quindi per la prima volta quell'ordinanza dice che una struttura dello Stato era presente in via Fani e ha partecipato all'omicidio di 5 persone. Quindi quella lettera anonima dove il commissario di polizia Enrico Rossi ha fatto indagini, ha trovato difficoltà, perché ha trovato difficoltà? Perché la controparte vive e opera insieme a noi e ci dà anche disturbi di tutti i tipi, nonostante i 36 anni, però oggi un punto fermo su via Fani c'è, così come noi abbiamo riscontrato, e stiamo portando avanti le indagini, che in via Fani c'erano 2 automobili riconducibili ai servizi segreti e a Gladio. Sono tutte scoperte che in questi 36 anni non si sono fatte. Evidentemente questo dimostra che la commissione da un lato e la volontà del PD e il giro mio che oggi, domani sera a Fiumicino faccio la 110 manifestazioni dall'inizio del 2014, il che significa girare scuole, licei, università, biblioteche, teatri, auditorium, serve a che cosa? A resuscitare una sensibilità sociale sul tema del caso Moro. Ecco, per quanto riguarda appunto i documenti che sono fuori dal suo libro, poi anche quello che ha detto quello che era ministro degli interni, ossia Cossiga, più volte viene messo in una posizione negativa. C'è il caso ad esempio, dell'Annunciazione, no? Che ha detto che delle mogli degli uomini della scorta uccisi sarebbero date fuoco qualora fosse iniziato appunto la trattativa. Allora, per dire una cosa, diciamo, anche ironica, possiamo dire che Andreotti e Cossiga, entrambi deceduti, non riposano in pace per il caso Moro. Ecco, questa, diciamo, era... Non riposano in pace. Ecco. Le loro coscienze sono macchiate da atti prodromici all'omicidio Moro. Faccio domande, lei, diciamo, ha studiato tutti questi documenti, probabilmente in pochi in Italia, quindi hanno una conoscenza dei fatti così come sono avvenuti, come lei. A questo proposito le faccio una domanda. I misteri che ci sono intorno a questo caso parlano anche del famoso memoriale e all'interno del memoriale di possibili scandali, soprattutto legati agli Stati Uniti d'America, a Kissinger, e poi appunto c'è questo intervento della CIA, poi c'è anche il discorso dei boss. Ma questo non sta nel memoriale, attenzione. Il memoriale è fatto da Valerio Morucci e Adriana Faranda e viene portato da Suor Teresita Barillà, che stava nelle carceri, al presidente Cossiga nel 1986. Il memoriale contiene alcune verità e alcune bugie, perché i brigatisti tentano di depistare, e questo è un fatto. C'è un altro fatto anomalo, che Cossiga dall'86 al 90 trattiene il memoriale e non lo dà alla magistratura. L'altra domanda: nel caso Moro ci sono la CIA, il KGB, la Stasi, l'OLP, la RAF, cioè ci sono i servizi segreti internazionali, il Mossad, che offre armi e soldi ai brigatisti, ci sono i servizi segreti internazionali, alcuni con atti omissivi, altri con atti attivi, alcuni interessati alla morte di Moro
per destabilizzare l'Italia, altri interessati alle carte di Moro, che nelle carte parla di eventi poco conosciuti al grande pubblico, Gladio, NATO, alcune stragi italiane. Conclusione, materialmente l'operazione l'hanno fatta i brigatisti, ma i brigatisti sono stati accompagnati da soggetti terzi, statali e internazionali. È difficile individuare una persona, c'è una corresponsabilità. Perché Moro? Perché gli Stati Uniti non volevano che Moro realizzasse la teoria del confronto con il Partito Comunista. La Russia non voleva che il Partito Comunista si avvicinasse all'area di governo, perché sennò avrebbe dimostrato il Partito Comunista Italiano che si poteva andare al governo senza i carri armati. E siccome i comunisti sovietici erano andati al potere in tutto il mondo solo con i carri armati, questa anomalia berlingueriana italiana avrebbe reso, diciamo, avrebbe anticipato la caduta del muro di Berlino, che poi invece è avvenuta nel 89. E questo per quanto riguarda Via Fani, quindi diverse forze che tutte per interessi differenti però cercavano, esatto, appunto la loro realizzazione nel sequestro. Ma poi l'uccisione, perché ucciderlo? In quel caso l'uccisione, l'uccisione è ancora un mistero, perché i brigatisti, nel dire dove e come lo hanno ucciso, commettono una serie di errori e di cose che non combaciano. Addirittura loro dicono di averlo ucciso nel cofano della Renault. Io ho trovato la Renault ed è materialmente impossibile che l'abbiano ucciso là, per una serie di motivazioni oggettive. Perché? Dove l'hanno ucciso? I brigatisti dicono in via Montalcini, non è vero. Moro è stato ucciso nei pressi di via Caetano. I brigatisti non sanno dire il numero dei colpi, che sono 11, 2 silenziati e 9 non silenziati. I brigatisti dicono che Moro è morto sul colpo, non è vero, perché è stato un quarto d'ora di agonia. Dicono tante bugie. Perché? Perché anche nell'omicidio ci sono soggetti terzi non ancora individuati che i brigatisti coprono. Non dimentichiamo che Curcio e Franceschini sostengono che Mario Moretti sia una spia dei servizi segreti. E non dimentichiamo che ci sono brigatisti che sostengono oggi, cioè 37 anni dopo, pensiamo a Raimondo Etro, che sostengono che alcuni dei brigatisti erano infiltrati dai servizi segreti, e si fanno i nomi di Moretti, di Senzani, di Maccari. Quindi noi siamo ancora alla ricerca della totale verità. I dati che abbiamo oggi ci dicono che anche all'omicidio ci sono stati soggetti terzi. Ultima domanda, tra il rapporto tra lo Stato e della delinquenza, sia i contatti appunto tra la banda della Magliana, si dice tra l'altro che molti dei componenti della banda della Magliana vivessero proprio vicino al covo di Moro, e al di là di questo c'è anche un contatto tra un responsabile, comunque un deputato della Democrazia Cristiana, Azzurra, ed alcuni calabresi per delle foto consegnate appunto che erano state scattate dal marito di una giornalista dell'ASCA. Sì, Cristina Rossi. Quindi diciamo ci sono. Allora, nel caso Moro ci sta la mafia, la camorra, l'andrangheta e la banda della Magliana. La banda della Magliana è una propaggine della mafia calabrese. Nella banda della Magliana c'era un signore che si chiamava Chicchiarelli, che era un grande falsario, che è quello che ha realizzato il comunicato numero 7 delle Brigate Rosse. Che vuol dire questa partecipazione, che il caso Moro andava al di là della vita o della morte di un deputato democristiano, ma coinvolgeva settori strategici dello Stato, e la delinquenza, come sempre fa, basti pensare a Roma Capitale, lì dove ci sono o ingenti somme di denaro o strategie
di grande respiro come quella di Moro ci mettono le mani. Ultimissima domanda, già che abbiamo qualche altro minuto. Tra i partiti che erano al governo, alcuni esponenti, anche in particolar modo un partito, era per la trattativa. È possibile che quel partito era estromesso dai discorsi governativi e internazionali rispetto all'altro? È più complesso il fatto. Il partito che dice lei, il Partito Socialista, era formalmente per la trattativa. La DC e il PC, in senso lato, in realtà Cossiga, Andreotti e Ugo Pecchioni per il PC, furono per il Partito della Fermezza. Sbagliarono, perché per attualizzare, ieri sono tornate in Italia le due ragazze dalla Siria, per fortuna. Non sono tornate solo per opera dello Spirito Santo, che ci avrà messo del suo, ma lo Stato italiano ci ha messo altro, intelligenti pauca. Nel caso di Moro si mise il contrario di quello che bisognava mettere. Ecco, ma quindi è possibile che il Partito Socialista fosse così fuori dal sistema statale? Era debole rispetto a due partiti, DC e PC, che mettevano insieme quasi il 77-78%. Il Partito Socialista non aveva la forza per imporre quella che io credo fosse la posizione giusta, cioè la posizione della trattativa. Ho capito. Allora ringraziamo l'onorevole Grassi di essere stato ospite al Newsroom, lo lasciamo a questa importante conferenza presso il liceo Galilei di Civitavecchia e le auguriamo buon lavoro per quanto riguarda la sua ricerca della verità. Grazie a voi. È un fatto anomalo parlare di Moro. Se in questo liceo si parla di Moro, significa che questa scuola è avanti rispetto al paese e alla società, perché Moro è un argomento difficilissimo, ostico, che non le scuole, ma lo Stato ha tentato di oscurare per 36 anni. Dico queste cose perché io ritengo che la scuola sia apripista e devo complimentarmi per questa iniziativa, non perché mi abbiate invitato, questo è successivo, ma perché avete affrontato un argomento di una difficoltà unica. E dovete sapere, prima di parlare dell'aspetto più cruento della vicenda Moro, che Moro è stato ministro della pubblica istruzione ed è stato il primo ministro della pubblica istruzione dopo tale Coppino, che fu ministro ai tempi della monarchia, cioè quando fu fondato lo Stato italiano, e Coppino rimase famoso perché istituì la scuola elementare obbligatoria. Moro istituì la scuola media obbligatoria quando, nel 63, su quale presupposto? Sul presupposto che lui diceva la scuola è l'unico elemento sociale che può consentire al figlio del povero di farsi valere attraverso lo studio. E quindi il riscatto sociale. Tenete presente che Aldo Moro, alcuni anni prima del 63, da ministro della pubblica istruzione, convinse la RAI a fare una cosa insolita per quei tempi. Attraverso un professore, oggi scomparso, il maestro Manzi, la RAI alfabetizzò, quindi rese in grado di leggere e scrivere 3 milioni di cittadini italiani che non avevano la scuola elementare. Quella trasmissione, rimasta famosissima, molto più di tante attuali che coprono la fascia del gossip e non della cultura, della formazione, si chiamava Non è mai troppo tardi. Ed era un invito
agli ignoranti italiani dell'epoca, che non avevano avuto la possibilità di studiare, di imparare a leggere e scrivere attraverso la televisione, e poi quegli stessi italiani andarono a prendersi il titolo di quinta elementare in un'Italia nella quale i laureati non superavano il 5%, quindi stiamo parlando di preistoria. Questa stessa persona, Aldo Moro, nel 1943, in pieno fascismo, su un giornale clandestino di Bari, La Rassegna, scrisse un articolo dal titolo «Ogni persona è un universo». Io non vi cito l'articolo, basta il titolo. E questa stessa persona nel 1946 alla Costituente riuscì a convincere, come noi tenteremo di convincere prossimamente sul nome del Presidente della Repubblica, lui nel 1946 riuscì a convincere i Costituenti che il termine da adottare sui diritti, e non parliamo dei diritti degli altri, parliamo dei diritti nostri, la Costituzione dice che lo Stato riconosce i diritti della persona. I diritti della persona sono il diritto alla salute, all'istruzione, alla mobilità, alla libertà di pensiero, alla libertà di stampa, le note dichiarazioni che le persone sono identiche indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dal sesso, dalla condizione sociale. Voi dovete sapere che lo Statuto Albertino non riconosceva i diritti della persona, ma concedeva i diritti alla persona. E Moro disse alla Costituente che la differenza tra il riconoscimento e la concessione sta nel fatto che la concessione presuppone una revoca dei diritti, cosa che fece il fascismo, il riconoscimento dei diritti alla persona, quei diritti sono inalienabili, perché non sono del cittadino, ma della persona che viene prima del cittadino. Chiuso l'argomento, diciamo, Moro pre 16 marzo. Che cos'è il caso Moro? Quello che volgarmente viene chiamato caso Moro si racchiude in 2 milioni di pagine, non i libri o i giornali, gli atti della magistratura e delle commissioni d'inchiesta, 2 milioni di pagine. Io queste 2 milioni di pagine le ho sintetizzate in circa 600 pagine in un volume scaricabile dal mio sito, ma che ho portato una copia alla scuola in modo tale che ognuno può consultarlo. Sono tutte dichiarazioni ufficiali. Con il professore e la preside, per non annoiarvi, abbiamo pensato che io vi parli dell'alfa e dell'omega del caso Moro, cioè che cosa successe il 16 marzo e che cosa successe il 9 maggio, cioè data del rapimento e data dell'omicidio. Quello che sentirete è incredibile, però è vero. E quello che sentirete non è il mio pensiero, è soltanto quello che io ho riscontrato e reso comprensibile attraverso gli atti della magistratura. Prima del 16 marzo ci sono una serie di avvisaglie che ci inducono a pensare che Moro rischiasse la vita. Ve ne dico una. 1974, a Washington, un signore che si chiama Henry Kissinger, che è il segretario di Stato degli USA, dice a Moro: onorevole, testuale, lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. Onorevole, o lei smette di fare queste cose o la pagherà cara, molto cara.
veda lei come vuole intenderla. Henry Kissinger, 1974. Nel 1975 un giornalista, il direttore di OP, Mino Pecorelli, poi ucciso a Roma, scrive alcuni titoli devastanti. Il primo è Moro, puntini puntini, Bondo. L'altro è Il ministro deve morire. Nel novembre 77 un deputato a Roma viene gambizzato dalle Brigate Rosse, cioè gli sparano le gambe, perché il termine gambizzato non è un termine noto, per fortuna. Sui giornali italiani e sui muri romani appare la scritta Oggi Fiori, quel deputato si chiamava Publio Fiori, puntini puntini, domani Moro. Ma nessuno interviene. Nel novembre del 77 Moro, rivolgendosi a un suo amico di partito, dice: caro Vittorio, ci faranno pagare caramente la nostra linea politica, ma dobbiamo farlo nell'interesse dell'Italia. 16 marzo 1978. L'operazione Moro si chiama Operazione Fritz. I brigatisti la chiamano Fritz perché Fritz in tedesco significa ciuffo bianco, era il ciuffo che Moro ci aveva in testa. Moro esce di casa alle 8:05 del 16 marzo, scortato da due carabinieri nella sua automobile e tre poliziotti. Va alla chiesa di Santa Chiara a messa. Durante la messa i due carabinieri entrano in chiesa, i tre poliziotti restano fuori. Già qui sarebbe interessante capire, ma non lo abbiamo mai saputo, chi ha chiamato la macchina della polizia. Perché all'epoca, come oggi, le automobili delle persone scortate vengono teleguidate dal Ministero degli Interni. All'epoca non c'erano i telefonini. Chi ha chiamato i tre poliziotti durante la messa non lo abbiamo mai saputo. Perché sarebbe importante saperlo? Per diversi motivi. Il primo, quando il 29 maggio del 79, l'anno dopo, nella casa del capo del KGB italiano, professore universitario Conforto, a Roma, vengono arrestati due brigatisti, Valerio Morucci e Adriana Faranda, nella tasca di Morucci viene trovato un biglietto con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di un agente di pubblica sicurezza in servizio all'ufficio radioscorte del Ministero degli Interni la mattina del 16 marzo 78. Questa persona era iscritta alla P2. Ma noi non abbiamo mai avuto l'elenco delle telefonate ricevute dalla macchina di Moro. Secondo problema, partendo dalla chiesa e dovendosi recare alla camera, Moro passa da via Fani e fa un giro retrostante. Mi spiego, se uno da Civitavecchia vuole andare a Roma, non va a Firenze. Si può fare, ma non è normale andare a Firenze e poi a Roma. Moro quella mattina, fatte le proporzioni geografiche, è come se fosse andato a Firenze prima di andare alla Camera. Perché è andato a Firenze, quindi in via Fani? Altro problema. Lì dove si consuma l'eccidio dei cinque uomini della polizia e dei carabinieri, da anni ogni mattina c'è un furgone di un fioraio che si chiama Spiriticchio.
di cognome. Quella mattina il fioraio non ci sta. Perché? Perché la notte gli hanno tagliato le quattro gomme del furgone e gli hanno tagliato le Brigate Rosse. Quindi le Brigate Rosse sapevano che Moro sarebbe passato dagli affari. Non so se riesco a rendervi chiara. Quindi sarebbe importante capire e sapere che cosa è successo prima. Ma vediamo che cosa succede in via Fani. L'operazione Fritz dura 3 minuti. Io ho detto alla Camera che se fossi in un tribunale, per raccontare quello che è successo in quei 3 minuti potrei parlare 12 giorni. Qui cercherò di parlare su questo fatto 3-4 minuti. Anzitutto l'operazione Fritz inizia con un grande gesto di amore di una ragazza, Rita Algranati, poco più grande di voi, una ventenne, che era una del comando delle Brigate Rosse. E qual è il gesto di amore di questa ragazza? All'arrivo dell'auto di Moro, lei alza un mazzo di fiori per dare il segnale ai brigatisti che Moro sta arrivando. Tenete presente che l'omega del caso Moro, cioè via Caetani, 9 maggio 78, lì dove viene trovato Moro, lì finisce l'operazione Fritz con un altro mazzo di fiori che un'altra ragazza consegna ad un giovane, ovviamente tutti i brigatisti. Tenete presente che quelli che noi chiamiamo gesti di amore, la consegna di un mazzo di fiori, nel linguaggio dei servizi segreti, i fiori significano azione, non amore. Chi è questa ragazza di 20 anni, Rita Algranati? È la moglie di un brigatista che sta pure lui in via Fani, che si chiama Alessio Casimirri, l'unico brigatista mai arrestato dopo 36 anni. Vive in Nicaragua e gestisce un ristorante che si chiama La Bella Roma. I nostri servizi segreti, spendendo 1,5 miliardi nel 1999, sono andati a trovarlo, ma non sappiamo perché. Chi è Alessio Casimirri? Stava in via Fani. Lui è il figlio di una cittadina vaticana e il padre era il capo ufficio stampa di Paolo VI, Giovanni XXIII e Pio XII, cioè tre papi prima di Wojtyła. Chi è il miglior amico del padre di questo brigatista? Giuseppe Santovito, il capo dei servizi segreti italiani, il quale, interrogato dalla magistratura sulla domanda come mai 98 colpi di arma da fuoco in via Fani non hanno sfiorato Moro e hanno ucciso 5 uomini delle forze dell'ordine, il capo dei servizi segreti risponde: i brigatisti erano tiratori eccezionali. Peccato che uno dei capi dei brigatisti, Alberto Franceschini, dica: le nostre armi si sono sempre inceppate, e Curcio, il capo delle Brigate Rosse, dica: molte volte ci siamo sparati sui piedi. Poi Franceschini, brigatista, aggiunge: senza la copertura del Mossad, servizi segreti Israele, KGB, servizi segreti Russia, CIA, servizi segreti americani, Stasi, servizi segreti Germania orientale, RAF, collaboratori delle Brigate Rosse, omologhi della Germania, OLP, terrorismo medio orientale, senza di questi
noi non avremmo potuto né rapire né tenere nascosto a Roma Moro per 55 giorni. Che succede in via Fani? I brigatisti oggi continuano a dire di aver sparato. Voi immaginate via Fani, questo salone, Moro arriva nella mia direzione, i brigatisti stanno lì, vicino al bar Olivetti. Loro dicono di aver sparato da lì. Ma il maresciallo Leonardi, che era il capo della scorta di Moro, che stava seduto qui, mentre il guidatore sta qui, Leonardi sta qui, Leonardi non è ucciso per i colpi che arrivano da lì, ma per i colpi che arrivano da lì. Stavo per dire dove sta il professor Moretti. Va bene? Non è a caso che cito il professor Moretti. Fra poco vi spiego perché. Quindi ci sono alcuni cadaveri, no, lei me lo consentirà, professor. Ci sono due morti che vengono uccisi per colpi che non arrivano da qua. Ma i brigatisti dicono che loro stavano solo da qua. E da qua chi stava? Nessuno ci ha detto in questi 36 anni che le automobili di Moro, quando arrivano, sono costretti a fermarsi perché dinanzi una 128 guidata da tale Mario Moretti li fa fermare, ma nessuno ci ha detto, e sta nelle foto di via Fani, che corrispondente alla destra dell'automobile di Moro si trova una Austin Morris, è un'automobile più o meno una mini minor più elegante. Questa Austin Morris, riscontrabile nelle foto, si trova a 50 centimetri dal marciapiede. E quale funzione ha? Quella di ostruire il passaggio della macchina di Moro, che bloccata davanti non può svoltare a destra. Dove si trova quest'Austin Morris? Al posto del furgone di Spiriticchio. Allora i brigatisti vanno a tagliare le gomme a Spiriticchio per evitare che ci sia il furgone, perché i brigatisti non volevano coinvolgere civili nell'omicidio, e al posto di Spiriticchio si trova quest'Austin Morris, che se fosse stata della preside del liceo scientifico Galilei di Civitavecchia, andata a Roma e parcheggiato là, sarebbe stata una cosa normalissima. Ma di chi è questa Austin Morris? Della preside, magari. Questa Austin Morris, comprata un mese prima da una società, è di proprietà dei servizi segreti. E nessuno per 36 anni ce lo ha detto. E questa, la proprietà di questa automobile, lo dico soprattutto ai meno giovani che capiranno subito, ha sede in una piazza di Roma che si chiama Piazza della Libertà numero 10, su un palazzo nel quale ha sede la società immobiliare Gradoli, proprietaria degli appartamenti in via Gradoli. Sulla sinistra della macchina di Moro, che percorre questa strada, via Fani, c'è una mini minor. Sull'unotto di questa mini minor c'è un foglio A4, quello per le fotocopie, completamente bianco. Di chi è questa automobile, che mini minor, che sta qua? Di un signore che si chiama Tullio Moscardi. Che fa il professore al liceo scientifico? Magari. Fa il gladiatore, cioè l'uomo di Gladio, che è una struttura segreta dell'Italia. E che sta a fare il foglio bianco sul lunotto posteriore? Questo signore doveva fare la fotocopia del compito al figlio? No.
il foglio bianco messo trasversalmente sul lunotto posteriore di un'automobile sta ad indicare agli altri che ne conoscono il significato servizi in azione. Sono stato chiaro? Servizi in azione. Prendono il posto del mazzo di fiori, come? Prendono il posto del mazzo di fiori, prima ha detto che il mazzo di fiori significava azione, quindi prendono il posto del mazzo di fiori. Azione. Azione, servizi in azione. In questi tre minuti vengono sparati 98 colpi tra pistole e mitra. Di questi 98 colpi, 48 vengono sparati dalla stessa arma. E di questi 48, 34, dice la magistratura, non sono identificabili. Siccome io presumo che nessuno di voi abbia rapporti con le armi, quando un colpo non è identificabile, significa che manca la ditta che l'ha costruito, l'anno di produzione. La magistratura scrive: sono colpi di arma da fuoco in dotazione a forze di polizia non convenzionali. Noi, questa cosa del 91, non capiamo quali sono le forze di polizia non convenzionali, Metronotte, non lo capiamo. Lo capiremo un po' qualche mese dopo, quando sapremo ufficialmente che in Italia c'è Gladio, che è una struttura paramilitare facente riferimento alla NATO. Quando si scoprono i depositi delle armi di Gladio in Sardegna, quei 34 colpi non identificabili vengono rintracciati identici nei depositi Gladio. Quindi Gladio era presente a Via Fano. La moglie di Leonardi, caposcorta di Moro, e il brigatista Franceschini, alla domanda come mai una persona esperta come il maresciallo dei carabinieri Leonardi non ha sparato nemmeno un colpo, rispondono: perché entrambi, Franceschini e Brigate Rosse, la moglie di Leonardi, la moglie, perché Leonardi ha riconosciuto in chi lo uccideva un suo collega. E Leonardi è morto da destra e le Brigate Rosse dicono che stavano soltanto da sinistra. Durante questi tre minuti passa una moto Honda di grande cilindrata, blè. Da questa moto Honda vengono sparati dei colpi verso l'ingegner Marini, che è uno che va a lavorare e passa da lì con il suo motore. L'ingegner Marini, vivente, conserva il parabrezza del suo vecchio Ciao, nel quale ci sono le schegge di quei colpi. Ma questa moto Honda di chi è? Dicono alcuni dei testimoni che la moto Honda seguì la macchina dei brigatisti che si portarono Moro. C'è una sentenza della magistratura romana che dice: la moto Honda non siamo riusciti ad identificare chi stava sopra, ma c'era e ha sparato. Dopodiché nel 2009 c'è una lettera anonima alla stampa di Torino di un signore il quale dice: per oltre 30 anni sono vissuto nel rimorso di quello che non ho fatto e di quello che ho fatto. Ora il cancro mi sta divorando. Quando riceverete questa lettera io sarò morto. Ma sappiate che io, insieme al signore
rintracciabile attraverso il negozio La Pentagramma di Torino, io sono uno di quei due che la mattina del 16 marzo ero sulla moto Honda in via Fani e stavo lì alle dipendenze del colonnello Guglielmi. Il colonnello Guglielmi è il vice comandante generale di Gladio in Italia. Stavo lì per proteggere le Brigate Rosse da azioni di disturbo di qualsiasi titolo. Il colonnello Guglielmi fu scoperto che era in via Fani nel 1991. Interrogato dalla magistratura, alla domanda lei che cosa faceva in via Fani, il colonnello Guglielmi rispose: andavo a pranzo da un amico alle 9:15 di mattina. Tutti risero come avete fatto voi. Anch'io ho riso per tanti anni. Era un amico molto distante, evidentemente. No, ora vi spiego. Interrogato l'amico dal quale lui disse che andava a pranzo, questo amico, che è un colonnello dei carabinieri, D'Ambrosio, disse: è venuto alle 8:15, ha preso un caffè ed è andato via, dicendo che per strada si stava verificando un evento eccezionale. Il colonnello Guglielmi, deceduto, è che un mese fa è stato accusato di concorso in omicidio dei 5 uomini della strage e per il rapimento Moro dalla magistratura romana, non disse la bugia quando disse che era stato invitato a pranzo. Ecco perché il mio e il vostro sorriso è frutto di non conoscenza. Il colonnello Guglielmi disse la verità perché non rispondeva al magistrato che lo interrogava, dava un segnale a quelli che lo avevano mandato in via Fani, perché nel linguaggio dei servizi segreti l'invito al pranzo non significa andiamo a mangiare, preside, ma l'invito al pranzo significa stare sul pezzo, e Guglielmi era stato invitato a pranzo nel senso che era stato invitato a stare sul pezzo del rapimento di Aldo Moro. Stiamo parlando ancora di via Fani. Voi immaginate che cosa significa per me, che ogni giorno faccio questa cosa, raccontare i 55 giorni del caso Moro. Ma io non ho nessuna intenzione di tediarvi, quindi forbici su via Fani. Concludo dicendovi che secondo una ricostruzione possibile, noi come Commissione stiamo cercando con le nuove tecniche di ricostruire scientificamente quello che è successo il 16 marzo. Anche la balistica si è modificata, DNA, tante cose. Tenete presente, dell'ultima cosa che vi dico su via Fani, che lì dove i brigatisti spararono, idealmente se io sono la macchina di Moro, lì c'era un bar che si chiama Olivetti. Questo bar fu chiuso un mese prima del rapimento e fu riaperto 2 mesi dopo il rapimento. Sul bar c'era una ditta, Impresandex, di un signore Bruno Barbaro, che voi potrete vedere su YouTube se battete David Sassoli, giornalista all'epoca che lo intervistò. Bruno Barbaro viene identificato come l'uomo dal cappotto di cammello. Chi è questo Bruno Barbaro che sta lì? È uno che vende caminetti, ma il cui ragioniere alla magistratura dice che quando la gente andava a comprare i caminetti lui li cacciava.
perché non vendeva Caminetti, era una società di copertura dei servizi segreti. E il cognato di questo signore, Bruno Barbaro, che è vivo e vegeto e lotta insieme a noi, insieme no, contro di noi, era il colonnello Pastori Stocchi, che era l'addestratore degli uomini di Gladio in Italia. Se voi prendete le immagini di Via Fani, le fotografie pubblicate dai giornali, troverete quel 16 marzo, subito dopo l'andata via dei brigatisti, quando il soldato Iozzino, che era stato l'unico ad uscire dalla macchina, stava ancora a terra scoperto, e voi sapete che la pietas, la pietà umana, impone che se uno muore lo si copre con una giacca, un cappotto, qualche cosa. Questo Iozzino stava ancora scoperto. Nelle foto di Via Fani, delle quali io ovviamente ho copia, si vede un signore alto quanto me, occhiali Ray-Ban, all'epoca era una marca molto, diciamo, facoltosa, non si potevano tutti comprare Ray-Ban, la barba. Questo stesso signore, non individuato, sta in via Caetani il 9 maggio, via Caetani dove fu trovato Moro morto. Ma questo stesso signore, e qui il sospetto aumenta, sta il 2 settembre, il 3 settembre del 1982, vicino ai cadaveri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Emanuela Setti Carraro, uccisi non dalla mafia a Palermo. Dico non dalla mafia perché il generale Dalla Chiesa è stato ucciso per il caso Moro, non per motivi di mafia. Chiudiamo l'episodio di Via Fani, perché sennò vi scoccerei. Arriviamo al 9 maggio. Moro viene trovato in via Caetani a Roma, a 300 metri dal Senato, 300 metri dalla Camera, e all'interno di due strade che sono l'epicentro della politica italiana: Piazza del Gesù, sede della Democrazia Cristiana, e via delle Botteghe Oscure, sede del Partito Comunista. I brigatisti, dopo 36 anni, non dicono la verità sul dove lo hanno ucciso, sul come lo hanno ucciso, su chi lo ha ucciso, su dove lo hanno detenuto. Alcuni di loro, tranne Moretti, che non è il professore ovviamente, dicono che lo hanno detenuto in via Montalcini a Roma. La prigione di via Montalcini, ragazzi, considerate, chi c'ha un cane a casa pensi a quello che sto per dire. Io ce l'ho un cane, ma è libero. Beh, Moro, secondo i brigatisti, è stato detenuto per 55 giorni in una prigione che era 2,80 m per un metro. Considerate che questa scrivania ha una larghezza di almeno 1,20 m, quindi era più stretta, e 2,80 è da qui a prima del posto del professore. E in questo spazio c'era un letto, un water chimico, il drappo delle Brigate Rosse e una luce fioca. Quindi Moro non poteva scendere dal letto. Che cosa mentono i brigatisti? Nel 78, ragazzi, una persona di 62 anni, come Moro, era anziana. Voi immaginate che io ce ne ho 56, quindi sto là. Anzi, 57 fra poco. Ma nel 78 una persona di 62 anni era anziana, cioè corrisponde a quello che oggi è una persona di 82 anni. Nel 78 la vita media degli italiani non arrivava a 70 anni, oggi la vita media degli italiani sta intorno agli 83 per gli uomini e agli 88 per le donne. Voi immaginate la differenza. Bene, una persona anziana all'epoca come Moro, se fosse stato racchiuso 55 giorni in questo spazio che dicono i brigatisti, non avrebbe avuto
le ossa nelle condizioni ottimali che l'autopsia ci ha consegnato. I brigatisti dicono che Moro non ha mai fatto una doccia e una vasca da bagno in 55 giorni, ma le condizioni del corpo di Aldo Moro erano eccellenti. Sul corpo di Aldo Moro sono stati trovati peli di cane di grossa taglia, incompatibile con questo tipo di prigione. Sul corpo di Moro, sui vestiti di Moro, è stato trovato un capello rosso lungo 20 centimetri che non è riconducibile alla carceriera di Moro, Laura Braghetti, che ci aveva i capelli neri a caschetto corti. Alla domanda della magistratura, lo avete ucciso sul colpo Aldo Moro? I brigatisti rispondono sì, non è vero, perché Moro per 15 minuti ha ansimato, chiesto aiuto, rantolato e pianto. E loro non sono stati capaci di ucciderlo perché gli hanno sparato 11 colpi, ma alcuni dicono 9, altri dicono 7. E glieli hanno sparati in questa zona senza colpirgli il cuore. 11 colpi senza colpirgli il cuore. Cioè ignoranti pure ad uccidere, delinquenti pure ad uccidere. Dove lo avete sparato? In via Montalcini, che non è lontano da qui, periferia di Roma. E voi avete fatto da via Montalcini 21 chilometri per arrivare a via Caetani con Moro nel cofano? Dove lo avete ucciso? Stava nel cofano. Sono dei criminali bugiardi. E loro è chi li copre, perché io ho rintracciato la Renault rossa, che voi certamente avrete visto nelle immagini e nelle foto. Quella Renault rossa, innanzitutto dobbiamo dire, togliamoci il cappello, chi ci crede fa una preghiera, chi non crede lo esalta come eroe civile. Il proprietario di quella Renault rossa, Filippo Bartoli, che venne arrestato il 9 maggio e che era un contadino marchigiano, ragazzi, ha rinunciato a 300.000 euro in cambio della Renault. Chi gliela chiedeva? Gliela chiedeva la casa concessionaria francese, cioè la Renault la voleva come testimonial, la Renault 4. E questo contadino ignorante di Serravalle, provincia di Ancona, deceduto 2 anni fa, disse che sulla morte di un uomo non si fa ricchezza e non l'ha mai venduta quella Renault, dandola gratuitamente allo Stato. Quindi in questa Italia della quale si dice tutto e il contrario di tutto, poi sta un contadino che ci dà una lezione di altissimo profilo morale. Sulla morte di una persona non ci si arricchisce. Che dice la Renault? Dice delle cose elementari ad uno che non fa di professione il poliziotto. Voi immaginate che questa Renault si apre come il cofano tutto da dietro. Moro è alto 1,78. Messo nel cofano della Renault, ha le gambe piegate e ha mezzo busto reclinato perché non ci va. C'ha la testa appoggiata al secondo, la parte retrostante del sedile. Quindi è curvo, assomiglia tanto al Cristo della Pietà di Michelangelo che sta al Vaticano. Che cosa succede? Che se io sparo da fuori, come i brigatisti dicono di aver fatto, e gli sparo 11 colpi, siccome lui muore per emorragia interna e il sangue va a finire sotto la giacca, sotto la camicia e sotto la canottiera, non è possibile materialmente, e si vede oggi, questo è un miracolo, che sul cofano della Renault ci siano macchie di sangue, perché dal punto in cui lui è là nella macchina al cofano della Renault ci sono almeno 70 centimetri e uno schizzo di sangue per uno che muore di emorragia interna non fa 70 centimetri. Analogamente, se io sparo da fuori, i bossoli non arrivano
sul volante dell'automobile, ma vanno alle spalle mie che sparo. Ma i bossoli sono stati trovati sul volante della Renault. All'interno della Renault, sulla cappotta del portabagagli, c'è una manata di sangue. Una manata, vi dico una crudeltà, imperfetta, perché quando gli hanno sparato, Moro per difendersi ha messo la mano e alcuni colpi gli hanno fatto saltare l'estremità di qualche dito. Ma sul cofano, lì, sulla moquette, c'è una manata. Se tu a uno gli spari 11 colpi, pure se non lo uccidi, e sta steso in un portabagagli, non ha la forza di alzarsi per mettere la mano sotto la cappotta. Non ce la fa. E se alzasse la mano, cosa impossibile, non arriva. Allora significa che voi non lo avete ucciso dentro, lo avete ucciso fuori e lo avete gettato nella mano. C'è stato un signore delle Brigate Rosse, Prospero Gallinari, che si è sempre autoaccusato dell'omicidio di Moro. Dopodiché un altro signore, Mario Moretti, ha detto no, sono stato io ad ucciderlo. Questo Gallinari, poco prima di morire, ha scritto un libro, Ho visto piangere Aldo Moro, nel quale ci sono due cose importantissime. La prima è che un sacerdote è andato a trovare Moro in prigione nei 55 giorni di detenzione delle Brigate Rosse. Questo sacerdote è Don Antonello Mennini, fa il nunzio apostolico in Inghilterra. La seconda cosa, Prospero Gallinari ha detto non ho ucciso io Aldo Moro. E chi lo ha ucciso? Chi lo ha ucciso? Non lo sappiamo ancora. Allora vedete, e mi fermo, come tanti bui, tante non verità ci sono su un omicidio nel quale dentro ci sono i servizi segreti nazionali ed internazionali, la mafia, la camorra, l'andrangheta, la banda della Magliana, la storia si ripete, pezzi delle istituzioni. Siccome dobbiamo cercare di concludere in positivo, Adriana Faranda, che è una delle più famose brigatiste, dice a voi una cosa bellissima, perché anche i brigatisti possono avere un'anima. Dice alla magistratura, non a voi, ma lo affida a noi il messaggio. Confesso, ho sbagliato. Con la nostra intelligenza, la nostra passione, la nostra dedizione, la nostra, è riferito ai brigatisti, l'autodisciplina di cui eravamo capaci, avremmo dovuto e potuto spenderci nella battaglia delle idee, dell'arte, della cultura, della ricerca, della letteratura. Avremmo potuto, noi giovani degli anni 70, migliorare e cambiare il mondo. Abbiamo lasciato sangue e morti dappertutto. Questa è una confessione alla magistratura. Invece Moro dal carcere scrive altrettante cose molto belle, attualissime. La prima: questo paese, che non è Civitavecchia ma è l'Italia, non si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. E poi, sapendo Moro nel 78 che ci sarebbero state delle scuole che dopo tanti anni avrebbero cercato di spiegare ai giovani un pezzo della storia d'Italia, scrive un'altra cosa bellissima: la verità è più grande di qualsiasi tornaconto, la verità è sempre illuminante e ci aiuta ad essere coraggiosi. Moro da lì ci scrive un'altra cosa: destino dell'uomo non è realizzare pienamente la giustizia,
ma avere della giustizia sempre fame e sete. E da lì ci scrive la penultima cosa che vi dico: vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. È la lettera che scrive alla moglie per il congedo. L'ultima cosa, che secondo me è la più bella, è che la Guardia di Finanza, quella nobile, perché anche nella Guardia di Finanza, come nei Carabinieri e nella Polizia, ci sono stati pezzi che hanno lavorato contro di noi, la Guardia di Finanza ha inciso questa frase a Bellamonte, che è una frazione di Predazzo in Trentino, dove c'è un rifugio che si chiama Aldo Moro, che potrete trovare anche sui siti. Questa frase dice: noi non vogliamo essere gli uomini del passato, ma quelli dell'avvenire. Il domani non appartiene ai conservatori e ai tiranni, è degli innovatori, attenti, seri, senza retorica. E quel domani nella società appartiene anche per questo largamente alla forza rivoluzionaria e salvatrice del cristianesimo. Lasciamo dunque che i morti seppelliscano i morti. Noi siamo diversi, vogliamo essere diversi dagli stanchi e rari sostenitori di un mondo ormai superato. Ragazzi, se ritenete, come cortesia ve la chiedo, quando tornate a casa, dite ai vostri amici e ai vostri parenti chi era Aldo Moro, come è stato trattato Aldo Moro, non perché questo lo resusciti, ma perché gli rende giustizia. Pasolini, un grande scrittore italiano, scrisse: io so, ma non ho le prove. Io dico dappertutto, anche per sfidare un po' l'omertà del nostro paese, io so, ma non ho ancora tutte le prove. Questo giro d'Italia che sto facendo su Moro mi conforta di una grande sensibilità, che parlare della storia di Moro e della storia d'Italia a giovani e meno giovani, a Bolzano come a Pantelleria, significa almeno scuotere le coscienze degli italiani civili, onesti e democratici. Grazie, perché siete stati di una cortesia unica, mi avete ascoltato in religioso silenzio. Io mi auguro di aver lasciato nel vostro cervello, ma soprattutto nel vostro cuore, un minimo di pathos su quella che è stata la vita e la morte di Moro.